È vero che l'arte è eterna, ma fu sempre legata alla materia, mentre noi vogliamo che essa ne sia svincolata e che attraverso lo spazio possa durare un millennio anche nella trasmissione di un minuto. Le nostre espressioni artistiche moltiplicano all'infinito, in infinite dimensioni, le linee d'orizzonte. Esse ricercano un'estetica per cui il quadro non è più quadro, la scultura non è più scultura, la pagina scritta esce dalla sua forma tipografica. Lucio Fontana, Manifesto del Movimento Spaziale per la Televisione. Non più tele e pennelli. L'arte ha perso la sua matericità con happening e performance e ritrova nei mezzi tecnologici il potere di imprimere, registrare, vedere infinite volte il movimento e successivamente crearne di nuovi. Distorsioni con calamite, montaggi di vita reale, pixel in libero movimento, fino all'interazione del pubblico che ne modifica gli esiti. Gli artisti, a partire dagli anni 50, inseriscono l'oggetto televisione nelle loro opere e ne sperimentano la vera essenza del video, tra riprese, montaggio e post-produzione, fino alla programmazione digitale. Una danza, un gioco, un'eterna ricerca di equilibrio tra caos e ordine, quella che coinvolge lo spettatore a esperire l'opera Flowers and People, Dark, del collettivo Team Lab. Fiori che si animano all'azione del visitatore, che sbocciano, che appassiscono. Un eterno ciclo di crescita, una continua circolarità del tempo delle stagioni, che si materializza nella grande tela video programmata dal collettivo di artisti per interagire col pubblico chiamato a modificare l'opera. E quando le dimensioni dello schermo si riducono a simulare quella di una cornice e le immagini slow motion sono così definite e scorrono così lentamente, si ha quasi quella sensazione di trovarsi davanti a un estraniante dipinto ad olio. Un'installazione che emoziona, che coinvolge la parte più interna di noi, che richiede un tempo lento, dilatato. La componente del movimento lento, a volte impercettibile, dell'acqua che scorre, del suono che avvolge, parla allo spettatore di emozioni profonde, intime. Un rito purificatorio nell'acqua sul corpo di Sharon, di Bill Viola, pioniere della videoarte, un lavaggio dell'anima mentre la vita scorre. Immagini in movimento, distorsioni, flussi di pixel, un linguaggio visivo senza tempo, oltre la materia dell'opera.